torniamo sulla situazione libica, torniamo sulle decisioni dell'Italia, perché poi alla fine parlare di singoli protagonisti vorrebbe dire in qualche modo anche diciamo mettere in secondo piano il fatto che comunque è tutta l'Italia, la nostra nazione, che poi partecipa a questa missione, che si continua continua ad essere di pace, almeno di facciata. Poi abbiamo ascoltato anche alcuni malumori che sono stessi all'interno del Popolo della Libertà. Ma anche l'opposizione ovviamente non è da meno, l'opposizione soprattutto con l'Italia dei Valori, con il leader Antonio Di Pietro, che è stato molto pesante nelle sue parole, nelle sue dichiarazioni contro il capo dello Stato, contro la decisione del capo dello Stato, per essere più precisi, con la capogruppo dei senatori del Partito Democratico, la Finocchiaro, che ha commentato pesantemente a sua volta le dichiarazioni del presidente dell'Italia dei Valori. E proprio della posizione del Partito Democratico noi ne parliamo con il senatore Giorgio Tonini. Buonasera. Buonasera. Buonasera, senatore. Dunque, come si pone il Partito Democratico in merito ovviamente alle ultime evoluzioni della situazione libica, dopo il vertice tra il Premier e Sarkozy, dopo le dichiarazioni di Napolitano? Ah, io penso che abbiamo un Presidente della Repubblica proprio perché a un certo punto è lui che ha l'ultima parola su aspetti delicati che hanno a che fare con le procedure parlamentari quando si tratta di prendere decisioni difficili. La Repubblica autorevolmente ha detto che questa decisione era già contenuta nella risoluzione delle Nazioni Unite 1973 di marzo, e quindi anche del mandato che il Parlamento aveva dato al governo di intraprendere tutte le iniziative necessarie per portare avanti appunto la risoluzione dell'ONU. Quindi io credo che da questo punto di vista, dal punto di vista formale, sì, ha parlato il Presidente della Repubblica, punto e basta, insomma, non c'è altro da dire. Diciamo non c'è da commentare, proprio per questo avete commentato le dichiarazioni di Antonio Di Pietro? Perché in qualche modo andavano contro quanto espresso dal Presidente della Repubblica. Sì, devo dire in maniera appunto del tutto inopportuna, perché appunto sotto il profilo costituzionale io credo che nessuno possa dubitare della correttezza del Presidente Napolitano. Sotto il profilo sostanziale, che cosa sta succedendo in Libia? In Libia sta succedendo che Gheddafi continua a bombardare contro il suo popolo, quindi sta usando i cannoni, i razzi, i missili per sparare in particolare a Misurata contro le postazioni, contro le abitazioni della popolazione civile. E evidentemente diciamo questi bombardamenti, questi cannoneggiamenti, insomma, vanno fermati attraverso l'uso dell'arma aerea. Quindi è chiaro che è stato chiesto all'Italia di fare la sua parte e credo che l'Italia debba farla. Quindi saremo comunque all'interno della risoluzione ONU? Assolutamente, restando dentro la risoluzione dell'ONU. La risoluzione dell'ONU diceva, diciamo, metteva due paletti fondamentali. Il primo è che bisogna proteggere la popolazione civile. Sì. Allora, in questo caso, proteggere la popolazione civile che cosa vuol dire? Vuol dire colpire i cannoni che stanno sparando contro le città, senza ovviamente a nostra volta fare delle vittime civili. La cosa non è garantita al 100%, non è facilissima, quindi si spiega l'esitazione dell'Italia, come dire, a prendere questa decisione. Però siamo arrivati al punto che non possiamo fare altro, insomma. Ecco, quindi questo è i confini dentro i quali dobbiamo stare, e naturalmente sapendo che quando si spara non si è mai certi, insomma, di non provocare dei danni alla popolazione civile. Quindi non si prendono mai queste decisioni a cuor leggero, bisogna farlo sempre con grande attenzione, con grande misura. Però evidentemente non c'è altro da fare. Nelle scorse settimane sia dal governo che dall'opposizione era arrivata una riflessione giusta, a mio modo di vedere, cioè che era possibile per l'Italia evitare i bombardamenti, era meglio, in considerazione del fatto che l'Italia è un paese che è stato paese coloniale in Libia, noi eravamo gli occupanti in Libia, no? Quindi c'è nella memoria del popolo libico anche i bombardamenti che fece l'Italia un secolo fa,
in un contesto ovviamente totalmente diverso, una guerra di, appunto, coloniale, di occupazione da parte nostra. Quindi diciamo c'era questo elemento che suggeriva una maggiore cautela da parte dell'Italia. Però sono venuti i rappresentanti degli insorti, anch'io ho avuto modo di incontrarli la settimana scorsa a Roma, il presidente Jalil di questo comitato nazionale transitorio che è a Bengasi, che sono quelli che stanno, diciamo, la resistenza, per dire, libica contro il regime di Gheddafi, e loro ci hanno scongiurato di dargli una mano dal punto di vista militare. Quindi la richiesta pressante viene innanzitutto dai libici, e quindi io credo che noi a questo punto non potevamo e non possiamo sottrarci. Ecco, l'importante è che tutto avvenga dentro questi limiti e poi naturalmente che ci sia coesione politica tra le forze politiche. Noi troviamo scandaloso che la Lega usi questi passaggi così difficili per smarcarsi dalle responsabilità del governo ed avere i benefici di stare al governo, senza però assumersi fino in fondo la responsabilità delle decisioni a volte dure che governare comporta. Questo non è accettabile, non è ammissibile. Ecco, senatore, il vertice tra Berlusconi e Sarkozy sembra aver in qualche modo ricomposto questo rapporto che era diventato molto difficile ad un certo punto all'inizio della crisi libica tra Italia e Francia. Probabilmente non a caso è arrivata anche la notizia dell'appoggio francese alla candidatura di Draghi alla BCE. Lei che valutazione dà di questo fatto? Ma guardi, io penso che l'interesse nazionale dell'Italia coincide con la crescita dell'integrazione europea. Non ci può essere un interesse nazionale dell'Italia fuori o contro l'unità dell'Europa, l'integrazione politica europea. E anche queste vicende del rapporto con la Francia lo hanno dimostrato. Quindi per me è una ottima notizia che l'Italia e la Francia abbiano deciso di tornare a lavorare insieme, che in nome dell'Europa, che è la casa comune di tutti, insomma. E, diciamo, pensiamo soltanto a questa assurda guerra commerciale sulla questione del latte, della Parmalat e dintorni. Come si può pensare ancora di farsi delle guerre di tipo nazionalistico in un mercato che è diventato mondiale? Ma noi pensiamo di poter competere con la Cina o con giganti di questo genere, o con gli Stati Uniti, diciamo, grandi colossi economici, facendoci ancora le piccole guerre tra gli stati nazionali europei, come assomigliano tanto agli staterelli dell'Italia prima del Risorgimento, insomma. Ecco. Certo. Quindi il nostro futuro non può che essere un futuro comune all'interno dell'Europa, e prima la Francia e l'Italia lo capiscono e meglio è per entrambe, e mi pare che oggi abbiano deciso che alcune delle guerre, tra virgolette, che ci siamo fatti in questi mesi sono assurde, e che quindi prima le mettiamo via e prima torniamo a lavorare insieme, sia sotto il profilo economico, sia per affrontare il tema dell'immigrazione. E il tema dell'immigrazione è una sfida gigantesca per tutta l'Europa. Con l'attuale andamento demografico, la Commissione europea ha valutato che di qui al 2050 l'Europa avrà bisogno di altri 20 milioni di immigrati per mantenere l'attuale livello di crescita economica. Quindi dobbiamo affrontare questi problemi giganteschi, e dobbiamo affrontarli insieme, non si può affrontarli gli uni contro gli altri. Bene, è chiaro. Bene, senatore, noi la ringraziamo molto della sua partecipazione questa sera nel corso del nostro programma. Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. Grazie al senatore Giorgio Tonini, capogruppo del Partito Democratico, alla Commissione Affari Esteri del Senato.